Si è parlato di sicurezza urbana e del ruolo della Polizia Municipale al convegno organizzato dall'Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale, organizzato a Roma in Via della Consolazione. Durante i lavori, coordinati dal Presidente Nazionale e Vice Comandante del Corpo di Polizia di Roma Capitale, Diego Porta, cui hanno partecipato ospiti d'eccezione come l'assessore regionale alla sicurezza, Giuseppe Cangemi, e il delegato del Sindaco di Roma per le politiche della sicurezza, Giorgio Ciardi, sono state affrontate diverse problematiche inerenti le trasformazioni che hanno interessato le polizie locali negli ultimi anni. Tra i temi affrontati il ruolo della Regione Lazio nelle politiche della sicurezza, il patto per Roma Sicura, la riforma del processo penale e i riflessi sull'attività di polizia giudiziaria, la comparazione con le polizie locali dei paesi dell'Unione Europea, la lotta all'immigrazione clandestina e i relativi strumenti di contrasto. Assessore, la Regione Lazio è una regione complessa dal punto di vista della sicurezza, ma c'è il rischio che ci sia una visione romanocentrica in questo tema? Assolutamente no, l'intento è proprio quello, dimostrare che la Regione Lazio si impegna sì per la città di Roma, che è importante, direi importantissima, ma si impegna anche e soprattutto per gli altri comuni, per i 377 comuni della Regione, Roma, quindi sostanzialmente c'è una volontà di coordinare l'attività delle nostre polizie del Lazio con la stessa dignità, con la stessa importanza, non trascurando però l'importante di Roma. Cosa sta facendo nel dettaglio la Regione Lazio in tema di sicurezza? Beh, tantissimi interventi. Per quanto riguarda la polizia locale e municipale, noi pensiamo soprattutto in questo momento a una trasformazione graduale del corpo, quindi uniformare le polizie del Lazio, così come prevede la legge del 2005, e soprattutto investire più nella formazione, nei corsi di aggiornamento delle polizie locali, e dare quindi più dignità e più forza a un corpo che, ripeto, troppo spesso è frammentato nelle sue diversità. È un grosso lavoro, un grosso processo di trasformazione e crediamo in tempi brevi di raggiungere l'obiettivo attraverso la realizzazione della scuola della polizia municipale e locale, addirittura pensando a un'accademia. Lei ha detto che negli anni il ruolo del vigile urbano è cambiato, cioè da semplice accompagnatore di vecchiette, tra virgolette, è diventato proprio un elemento essenziale del tessuto urbano. Ci può spiegare meglio perché? Beh, è cambiata la città, sono cambiati gli interventi e soprattutto è cambiato il modo di operare della polizia municipale. Oggi non è più il famoso pizzardone, così come diceva il filmato, oggi è un agente di tutto punto, interviene anche in missioni e in interventi pericolosi, penso all'intervento nei campi Rom, alla pubblica sicurezza se vogliamo, al presidio di zone rischiose, agli eventi straordinari che vive la città di Roma, quindi è una figura completamente diversa, moderna, che deve essere anche sostenuta sotto il profilo tecnologico e soprattutto insisto sul profilo della formazione e dell'aggiornamento. Quali sono gli impegni che coinvolgono oggi questo corpo di polizia e quali sono i problemi da affrontare? Ma assolutamente, oltre ai compiti tradizionali di istituto dei corpi delle polizie locali, negli ultimi anni c'è stata un'evoluzione normativa che ha portato ai sindaci delle responsabilità nel campo della sicurezza urbana e quindi le polizie locali, le polizie municipali da questo punto di vista si stanno adeguando. Da questo punto di vista iniziative come la giornata del lavoro di oggi dell'Associazione Nazionale dei Comandanti degli Ufficiali delle Polizie Locali sono importanti perché dobbiamo stimolare gli enti regionali e soprattutto il Parlamento ad accompagnare questa evoluzione dei corpi delle polizie municipali con un sostegno nell'ambito della formazione e con una normativa giuridica, una riforma del ruolo delle polizie locali che si attende da molti anni. Roma è una realtà complessa, quali sono i cambiamenti rispetto al passato e quali gli appuntamenti nel futuro in ambito di sicurezza? L'evoluzione dei sistemi metropolitani complessi come quelle delle grandi città come Roma sono sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo un problema inerente alla mobilità, abbiamo problemi di sostegno a problematiche di carattere sociale, noi abbiamo dei gruppi dedicati, sono i famosi NAI, i gruppi che si occupano delle emergenze di carattere sociale. Quindi ecco, il ruolo delle
polizie locali si deve evolvere in questa dimensione, deve essere in grado di svolgere una funzione lì dove serve, di contrasto e repressione a fenomeni di carattere illegale, ma deve avere anche la capacità di dialogare col corpo sociale, soprattutto lì dove esistono difficoltà, per dare delle indicazioni in positivo ed evitare e prevenire situazioni che creano illegittimità, insicurezza ed illegalità.